Buonasera, facciamo il tutorial di Così Celeste di Zucchero. La canzone originale è in La bemolle, quindi siccome così sarebbe insuonabile perché ci sono troppi barré, utilizziamo il capotasto al primo tasto e suoniamo in Sol. Se non avete il capotasto non importa, suonerete mezzo tono sotto l'originale. Il capotasto è importante soprattutto quando voi volete suonare una canzone nella tonalità originale. E volete quindi abbassare o alzare la tonalità senza dover utilizzare tutti i barré che magari ci sono se una canzone è per esempio così in La bemolle o in Si bemolle, è caratterizzata da tantissimi barré. Noi in questo modo, per esempio, suoniamo un'accordatura aperta. Abbiamo un Sol, poi un La minore. Re sesta e di nuovo un Sol. Questa è nella prima parte del brano. Poi ci sarà soltanto un accordo quando varia e fa il ritornello. Quindi questa è una canzone molto semplice, ci aiuterà a esercitarci anche sull'arpeggio. Io lo faccio in maniera alternata. Voi potete fare o l'arpeggio o una parte ritmata. Il ritmo è così. Un altro sole quando viene sera sta colorando l'anima mia. Ok? E così via. Come si fa l'arpeggio? Con il pollice pizzichiamo la sesta corda, indice, medio e anulare possono arpeggiare quarta, terza e seconda e anche la prima. Per quanto riguarda la sequenza, in questo caso io direi che, come faccio di solito, non c'è una sequenza unica, sta al gusto di chi suona. L'importante è che suonate le corde importanti e quindi non andate a stonare. Quindi la sequenza non ha importanza e nemmeno l'utilizzo di un arpeggio classico sequenziale tipo pollice, indice, medio e anulare. Potete per esempio fare in questo modo. Quindi prendiamo il basso, quindi Sol, e poi possiamo fare anche una parte facendo una pennata, non necessariamente tutto arpeggio. Se vogliamo fare solo arpeggio, invece, possiamo sia semplificare al massimo in questo modo. Sol l'abbiamo visto, il La minore, andiamo a prendere la quinta corda che è il basso di La, indice, medio anulare, quarta, terza e seconda e anche la prima volendo così. Sul Re il pollice si sposta sulla quarta corda perché dobbiamo suonare il basso di Re. Indice, medio anulare si spostano su terza, seconda e prima. Quindi una volta che noi abbiamo compreso quali sono le corde che dobbiamo necessariamente suonare, la sequenza non ha proprio questa importanza, perché non dobbiamo suonare a memoria, quindi potremmo anche suonare così. Magari prendiamo le ultime due corde contemporaneamente. L'accordo di ritorno, quando andiamo a chiudere, è un Sol quarto seguito da Sol. Un altro sole, quando viene sera, sta colorando l'anima mia. Qui è Sol quarto seguito da Sol.
l'anima mia, e mi fa ridere. In questo caso, quando va a questa parte, dopo il Sol non abbiamo un La minore, ma abbiamo un Do. Poi di nuovo il Re sesto, e poi di nuovo il Sol quarto e il Sol. E mi fa ridere respirare, e brucia il fuoco, scisma bene, e mi fa vivere bestemmiare, e così celeste. E poi ricomincia. La canzone è abbastanza semplice, sono solo in tutto sono 4 accordi, 4-5 accordi diversi. Quindi la mia versione preferita è quella mista, un po' arpeggio e un po' ritmo, così. Ciao, ci vediamo al prossimo tutorial.